Buongiorno a tutti da Svizzerando 360, come sempre siamo qui. Allora, oggi vi porterò a fare un girettino con la telecamera a riprendere. Salve, ciao. Allora, qua sulla sinistra già c'è un casa di riposo. Qua siamo dietro la pizzeria, un piccolo quartiere con villettine e altro. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo alla macelleria da cui ci riforniamo dei vari salumi. È un po' lontanina da qua. Allora, teoricamente io vado sempre con il navigatore perché è abbastanza articolato il percorso. Vediamo se stavolta me lo ricordo, perché non posso riprendere e usare il navigatore contemporaneamente, quindi vediamo un po' se ce lo ricordiamo, visto che siamo andati un po' di volte. La strada per il Prodega, tra l'altro un negozio all'ingrosso cui ci riforniamo, me la ricordo. Questa, adesso vediamo. Come da notare, la cagata sul vetro dell'altra volta non c'è più, perché ha fatto una pioggia devastante, l'ha pulita totalmente. I vantaggi di avere delle piogge torrenziali. Allora, questo pezzo l'avete già visto, perché più o meno nella stessa direzione che abbiamo preso l'altra volta quando siamo andati alla COP. Però adesso deviamo da un'altra parte. Il paese si chiama Wattenwil ed è un piccolo paese proprio di campagna, dove praticamente ci sono solo vecchi mucche, campi coltivati, allevamenti, eccetera. Quindi un paese bio, mettiamolo così. Però è molto caratteristico perché si trova proprio vicino, in campagna. Le campagne svizzere sono veramente sempre caratteristiche, hanno questo contatto con la natura veramente, veramente entusiasmante. Allora, come vedete, l'altra volta abbiamo girato a destra, cioè siamo stati sulla destra, invece questa volta tiriamo dritti. Vediamo in diretta se facciamo la cagata o se riusciamo a ricordarci la strada. Adesso vediamo. Allora, teoricamente si va dritti e poi dopo la seconda rotonda dovrei girare a destra. Allora, questa è la prima rotonda, di là ci dovrebbe essere la seconda. Sì, il tempo non è dei migliori per farvi vedere certi paesaggi, però spero che la telecamera riesca a captare il meglio. Allora, qua bisognava stare sulla destra. Allora, tac. Io sono molto selvaggio nella guida, cioè non è che non rispetto le cose, però dopo 10 anni mi è ancora difficile adeguarmi alle metodiche svizzere. Però cerchiamo di farlo meglio. Allora, qua dovevo girare a destra, infatti sto per schiacciare questa cazzo di bicicletta che mi è uscita così. E cominciamo bene. Allora, qua siamo in un altro quartierino di Thun, anzi siamo praticamente verso la zona industriale, dove comincerete a vedere ditte su ditte, aziende su aziende. Infatti sarà pieno di capannoni a destra manca. Allora, vedete capannoni a destra, a sinistra, ed è anche una zona militare, adesso che vedo le camionette dei militari. C'è anche una base qua nelle vicinanze, vabbè, concessionaria della Toyota. Qua davanti a me è dove si vanno a fare le revisioni. Technisches Zentrum.
dove si vanno a fare le revisioni, dove ti martellano fino all'odio. Allora, qua si continua sempre dritto, infatti la zona militare è proprio dentro una zona boscosa, come vedete sulla destra ci sono dei bellissimi boschi di pini e abeti, dove ovviamente ci sono delle zone in cui passeggiare, eccetera. Io amo i boschi, io amo letteralmente i boschi, stare nel bosco a contatto diretto con la natura così. Ecco, qua cominciamo un po' a uscire dal circondario di Nice. Ecco, questa strada, vedete, in due macchine ci passiamo a malapena e nonostante tutto c'è la pista ciclabile. Quindi, con un traffico, sulla sinistra ci sono i militari, sulla camionetta è grandissimo, con un traffico del genere io non posso sorpassarli alla grande se c'è un'altra macchina dall'altra parte. Io penso che questa sia la... qua stanno esercitando, stanno sparando con i carri armati, c'è un'esercitazione in corso, che figata. Comunque è la strada più inutile della Svizzera, perché bastava farla leggermente più larga e ci stavamo tutti quanti senza dover rischiare di ammazzare qualche ciclista. Però vabbè. Allora, qui c'è il dubbio, ma io credo di girare a sinistra, sì, perché devo seguire Blumenstein. Ecco qua, speriamo che abbia azzeccato. Ecco, qui ci inoltriamo ulteriormente nella campagna svizzera, campi coltivati, verdi, eccetera. Io spero che riusciate a vedere proprio... sentite questi botti? Guarda, i carri armati stanno facendo esercitazioni. Che figata! Che figata! Non posso farvelo vedere perché si intravedono. Però che figata! C'è un'esercitazione militare con i carri armati. Che figata assurda! Comunque, adesso ci inoltriamo per le colline di Thun. Comunque, un discorso che volevo fare su un argomento che ormai sta cominciando a essere una piaga delle richieste che mi fate. Ci sono tanti ragazzi che, finite le scuole, in genere superiori, non parlo degli universitari eccetera, ma con un diploma in mano vorrebbero subito venire qua in Svizzera a lavorare. Il discorso è complicato. Perché? Perché prima di tutto sono rari gli istituti, comunque le scuole, come possono essere istituti professionali, eccetera, che ti garantiscono un'adeguata preparazione pratica in un certo settore. Che ti garantiscano dei tirocini adeguati al lavoro che devi fare. I corsi che si fanno qui, quindi le scuole che si fanno qui, tipici Ausbildung, sono scuole che durano 3, 4, 5 anni, in cui una buona parte del tempo a scuola viene dedicato al tirocinio in sé, quindi al lavoro vero e proprio. Quindi quei 2, 3, 4 anni, 5 anni di tirocinio, tu hai anni già di esperienza alle spalle. Quindi una volta che tu esci da questo tirocinio, questo Ausbildung, praticamente il lavoro lo sai, cosa che in Italia è un po' meno, a parte alcuni corsi specifici, ma la maggior parte delle scuole non ti dà quella professione in mano quando le finisci, o almeno devi almeno fare
un po' di esperienza. Qualche base te la dà, però qualche esperienza devi farla. Un discorso a parte, vabbè, gli istituti professionali, eccetera, però la maggior parte delle scuole superiori non ti danno un lavoro vero e proprio se non sei intelligente te da sfruttare interamente la scuola. Sappiamo tutti che la maggior parte delle persone che escono da un istituto tecnico oppure un istituto superiore non è che siano dei grandi geni. Tanti sì, tanti precarietà, quindi magari quelli che hanno scelto di percorrere magari un percorso meccanico, elettrotecnico, cose del genere, già escono con una buona preparazione e già magari trovano lavoro, ma sono rari i casi, sono veramente delle percentuali bassissime. Qua invece hai proprio l'inserimento in azienda, cosa che quando tu finisci questo tirocinio tu hai più del 90% di possibilità, se ovviamente l'azienda serve, di rimanerci nell'azienda. Allora qua in teoria dovrei girare a destra, sì. E quindi molti Ausbildung o vari tirocini, ad esempio come meccanico, come elettricista, cose del genere, se non sei proprio un rincoglionito, se non sei proprio un ritardato, ti lasciano in azienda, perlomeno ti tengono in buona parola, perché comunque sei già al lavoro e tutto quanto, e quindi ti tengono in buona parola. Il problema appunto delle scuole italiane è quello che tu, uscendo da una scuola superiore, che lavoro sai fare? A parte gli istituti professionali, appunto, che più o meno qualcosa si sa fare, ma non si ha anni di esperienza riguardo. Quindi cosa fai? O hai le possibilità economiche di sostenere un percorso di studi di tirocinanti in Svizzera, direttamente in Svizzera, in modo da ottenere una qualifica, un diploma valido per tutta la Svizzera, in modo che ti possa far veramente lavorare dove vuoi, o se no, se non hai conoscenze di qualcuno, di qualche amico, di qualche parente che ti fa entrare in qualche azienda particolare, è veramente estremamente difficile che trovi dei lavori appaganti con condizioni soddisfacenti. La merda la puoi trovare ovunque, lavoro sfruttato al massimo lo puoi trovare ovunque. Molti datori di lavoro sarebbero ben contenti di trovare un ragazzino che sta zitto muto, gli dai due soldi, lui è contento perché li spende in Italia. Non sono delle basi solide da cui partire, quindi il mio consiglio è sempre quello di avere magari qualche anno di possibilità lavorative in Italia, qualche anno di esperienza in Italia. C'è il lavoro se lo si trova, c'è il lavoro se lo si vuole, ci sono le possibilità. Comunque a destra c'è un'alpaca, qua in montagna si usa tanto allevare gli alpaca, tanto per essere circoncisi. Comunque le possibilità ci sono se lo si vuole, se lo si vuole la si fa l'esperienza nel settore in cui hai studiato. Basta volerlo, basta veramente volerlo. Poi se sei un fannullone, ti attacchi i soliti stereotipi perché non c'è lavoro, non ci sono soldi, non c'è cazzo, non c'è mazzi, qua in Svizzera non ci viene a fare nulla, non ci viene a fare nulla. Quindi il mio consiglio è sempre quello di avere almeno 1 o 2 anni di esperienza alle spalle nel settore in cui si vuole andare a lavorare. Ok? Questo è il mio consiglio principe. È il discorso che voglio appunto fare. Ritornando a noi, ci siamo persi? Non ci siamo persi? Non lo so. Io penso di aver preso la strada giusta. Riconosco questa parte collinare, quindi forst, ok, quindi sono nella parte giusta. Speriamo. Così vi faccio anche vedere la piccola Metzgerai. Io vorrei entrarci dentro, farvi conoscere i personaggi che incontro, ma non so se
vogliono farsi riprendere, vogliono, non lo so, e star lì andare a chiedere, mi vergogno. Io non sono il tipico youtuber che va, fa, disfa, eccetera. Ovvio, se ci guadagnassi milioni se il mio lavoro fosse ricambiato anche il denaro, spingerei su queste cose dirette. No, però a parte gli scherzi, mi piacerebbe, però il mio problema è, non lo so, mi vergogno. Comunque spero che notiate bene la campagna svizzera intorno di Vattenville, è veramente un posto bellissimo, almeno a me piace questo contatto diretto con l'aria aperta, la natura. Che poi una piccola considerazione da fare: questi posti nascondono una storia tragica, nel senso, voi li vedete belli, questi prati verdi, queste, il contatto con la natura, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se notate bene il paesaggio, è la prova effettiva della devastazione dell'essere umano. Cosa che molte volte in Italia non lo vedo. Tutta questa zona era foresta. Era foresta, tutta questa zona. E la Svizzera è pieno di versanti di montagna devastati dalla deforestazione negli anni. Tutti questi prati, tutte queste cose, queste sono belli, carine, ma sono proprio la prova della totale devastazione, deforestazione attuata dall'uomo. Purtroppo è così. Perché questo posto, ok, il paese qua va bene, ma tutte queste case sparse così con i loro terreni, così, questa è pura devastazione. Pura devastazione. A causa appunto dell'allevamento, dello sfruttamento del territorio, eccetera, eccetera. Ecco qua, donna incinta. No, mi sa che è solo grasso. Ah sì, mi sa che è solo grasso. Comunque ha già fatto il bambino. Comunque eccoci qua, questo era il mio piccolo riferimento al caso. Eccoci qua, questo è Vattenville, tipico paesino di campagna. Eccola qua, questa davanti a voi è la Metzgerei di quartiere. Ormai siamo arrivati, io la parcheggio qua, intanto sono un grosso cunde, visto che solo qua con i nostri soldi loro si pagano il personale tra un po' e via. Ok, adesso vediamo se ci ha imparato tutto Ginetto. Eccoci qua. Questa qua è la Metzgerei. Adesso non so perché io non vedo niente praticamente. Forse perché mi sono abbassato casualmente. No, non lo so. Comunque questa è la macelleria. E niente. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Non continuo ulteriormente, sennò questi video durerebbero 2 ore, quindi sono già state menzionate delle reclamazioni per la lunghezza del video, e ci vediamo al prossimo video. Ok? Ciao ciao ragazzuoli, ciao ciao.